I nostri ospiti e a tutti voi. E velocemente, perché credo siate venuti soprattutto per ascoltare loro, però credo sia opportuno inquadrare un po' l'incontro di stasera nel percorso che da qualche mese stiamo facendo e che ruota attorno al tema dei beni comuni. E un percorso voluto con forza dall'amministrazione comunale, partendo dalla considerazione che siamo in un periodo storico, politico ed economico in cui i comuni devono per forza di cose trovare un ruolo nuovo per dare un'impronta diversa a quello che è uno sviluppo, lo sviluppo di un territorio. Ho usato il termine sviluppo, però ci metto subito vicino un altro termine che abbiamo cominciato ad approfondire e a conoscere in questo percorso, che è quello di decrescita, intesa non come regressione, ma come un modo diverso di rapportarsi, di stare insieme e soprattutto di misurare, credo, il benessere di una società. E giusto per fare un po' di riepilogo delle puntate precedenti, il percorso che abbiamo fatto è iniziato a febbraio con Alberto Lucarelli, assessore di Napoli, e Paolo Cacciari, ex amministratore vice sindaco di Venezia, in cui abbiamo cercato di capire il concetto alto di bene comune. Siamo poi passati per soprattutto ciò che ruota attorno al cibo, e quindi gruppi di acquisti solidali e la cucina degli avanzi. Però parallelamente a questi incontri assembleari abbiamo iniziato anche due attività, perché per noi il percorso di beni comuni ha senso se teniamo presente che lo strumento con cui portarlo avanti è quello della partecipazione. Abbiamo quindi iniziato a lavorare con un gruppo più ristretto di persone per capire come concretamente si poteva mettere in atto tutti questi concetti, direi, quindi beni comuni, decrescita, eccetera. E sono anche iniziate alcune attività di traduzione pratica appunto di queste esperienze. Ieri, ad esempio, è partito quello che per noi al momento si chiama orto comune, in attesa di capire se c'è un nome migliore, che per noi appunto dovrebbe essere soprattutto un punto di incontro per proprio far discutere e far crescere questi concetti. Dall'altra parte, l'altro percorso che abbiamo avviato invece con le associazioni di Sant'Orso, con l'obiettivo di costruire assieme, al momento l'abbiamo chiamato il manifesto dei beni comuni, perché ogni associazione, in base alla sua attività specifica, si prende degli impegni specifici poi su queste tematiche. Ecco che allora, all'interno di tutto questo percorso, partendo dal concetto di beni comuni di partecipazione, l'amministrazione comunale ha colto come un'occasione fondamentale ed importante la proposta venuta dall'Alto Vicentino Ricicla di fare a Sant'Orso e all'interno di questo percorso una serata sui rifiuti. Anche il titolo che abbiamo scelto credo sia importante e significativo, per alcuni magari un po' provocatorio, però vorremmo veramente cominciare a parlare di rifiuti anche come bene comune e forse per il bene comune. E quindi sicuramente stasera sarà un'occasione, secondo me, soprattutto per ascoltare esperienze magari diverse dalla nostra. Credo che comunque anche sui rifiuti partiamo da un livello abbastanza buono, possiamo sicuramente migliorare, e credo che ascoltando quello che ci diranno gli ospiti di stasera possiamo sicuramente farlo. E ricordo subito, per concludere, tre momenti di questo mese, sempre su questo filo conduttore, che ci saranno a Sant'Orso. Allora, sabato 16 mattino presenteremo un progetto fatto in collaborazione con CNA Artigiani di costituzione di uno sportello per imparare e capire come si possono accedere ai finanziamenti del Fondo Kyoto, un fondo per legato al contenimento delle emissioni di gas serra. Il 22 poi ci sarà, all'interno di un evento triveneto sulla sostenibilità,
un momento in cui lanceremo un altro progetto molto ambizioso che stiamo portando avanti come Comune di Sant'Orso assieme ad altri comuni dell'Alto Vicentino, che si chiama Green Community dell'Alto Vicentino, e che appunto tende a fare massa critica su queste tematiche, perché siamo convinti che i confini comunali, soprattutto su questi temi, non hanno nessun senso, quindi è necessario creare aggregazioni soprattutto partendo da questi temi e da queste strategie. Infine, il 29 giugno faremo un'ulteriore riflessione sul bene comune, forse su quello che è il bene comune che ha fatto diventare famoso il termine bene comune, ossia l'acqua, per capire come un anno dopo il referendum di fatto molte delle aspettative e delle spinte che c'erano allora in qualche modo sono state disattese, e forse non solo disattese. Ultima cosa, poi comunque di questi tre incontri in uscita trovate tutti i volantini con orari e ubicazioni. Ultima cosa, proprio nel concetto di partecipazione, vorremmo capire come è andato finora il percorso beni comuni di tutti voi e aver proposte su come proseguirlo. Trovate quindi un foglietto verde in cui ci sono una serie di domande a cui vi invitiamo a dare una risposta. Se riuscite a farlo stasera potete imbucarlo direttamente nella cassetta che c'è fuori, oppure meglio ancora dal sito del comune c'è la possibilità di compilarlo direttamente online, così si caricano direttamente i dati. Grazie e buona serata.